Buonasera, siamo qui al ristorante al Frantoio per presentare la prima serata di Canto per te della seconda edizione. Io approfitto subito per chiedere a Enza Ganà l'anno scorso l'esperienza di Canto per te, com'è stata? Devo dirti la verità, è stata un'esperienza bellissima, poi farlo con te, lavorare con te è sempre un piacere, anche perché è una cosa molto bella, perché c'è la complicità, la serietà che non tutti hanno, e posso dire che tutto pulito, tutto vero. Enza, noi assieme dobbiamo ringraziare, poi dopo avremo modo di intervistare gli altri membri della giuria. Tu sei un membro della giuria, l'anno scorso hai fatto tutte le tappe, l'anno scorso sei stata presente, sei stata presentissima anzi, e oltre ad averci allietato nella giuria lo hai fatto anche vocalmente, quindi credo che lo farei anche stasera. Ma sicuramente, non posso dirti mai di no. Quindi dico no, mai. Quindi sarà una sorpresa, Enza dopo canterà due, tre, quante canzoni vuoi, d'accordo? D'accordissimo. Ok, grazie. E uno per uno cerchiamo di intervistare tutti i componenti della giuria e approfitto per parlare un attimino con Terry. Ciao Terry. Buonasera a tutti. È la prima volta che tu fai parte di questa giuria? Effettivamente. E siamo di nuovo con le interviste alla giuria, un altro componente della giuria che è Terry. Terry, ti saluto. Buonasera a tutti. È la prima volta che fai parte di questa giuria? È la prima volta, sì. E quindi se ti troverai bene, se ti piacerà questo festival, lo moltiplicherai questo piacere di questa serata? Sicuramente, sarà un piacere anche vedere nuovi talenti, nuovi sogni da realizzare, quindi per me è anche un onore essere qui con voi. Grazie Terry, tu sai che questo festival cammina di pari passo con le preselezioni per il Festival di San Vincent in Valle d'Aosta, infatti stasera i concorrenti si iscriveranno e le esibizioni che verranno filmate qua stasera verranno mandate al Festival di San Vincent, che giudicherà se faranno parte delle selezioni ufficiali oppure se ne parlerà l'anno prossimo. Terry, io ti saluto e ti auguro un in bocca al lupo per questa tua esibizione, questo il tuo esordio nella giuria di Canto per te. Grazie a tutti quanti, arrivederci a presto, grazie a te. Siamo in registrazione e di nuovo lasciamo un attimino la giuria e voglio intervistare un concorrente. Sappiamo che il regolamento di Canto per te prevede che ci siano due categorie, fino a 12 anni di età e dai 13 anni in poi, e Simone Criscuolo fa parte di questa categoria fino a 12 anni. Simone, quanti anni hai? 8. 8, e cosa ci fai ascoltare tu stasera? Per una notte o per sé. Bene, voglio anche dire che gli iscritti per questa serata di piccolini fino a 12 anni non ce ne sono, c'è solo Simone, quindi Simone parteciperà adesso stasera con il suo punteggio, poi le altre tappe prevederanno una doppia esibizione sia di bimbi e sia di oltre i 13 anni, dai 13 anni in poi. Simone, l'anno scorso hai partecipato in qualità di ospite, hai vinto la tua piccola coppa e quest'anno cosa speri di vincere? Un giocattolo.
Un giocattolo. Bene, ti accontenti di poco. Grazie Simone, in bocca al lupo. E abbiamo altri due componenti. La giuria, un duo che è un duo nella vita artisticamente. E stasera sarà un duo al tavolo della giuria. Per cavalierismo, chiaramente chiedo prima a Patrizia, l'anno scorso come ti è sembrata questa esperienza di canto per te? Ma un'esperienza bellissima, perché conoscendo tanti ragazzi e vedendo che comunque anche a noi ci accomuna questo fatto che gli piace cantare la musica, poi ce ne sono stati veramente tanti bravissimi, e quest'anno mi fa piacere partecipare nuovamente a questa competizione, perché insomma vedere questi ragazzi che amano così tanto la musica mi fa tanto piacere, perché è una cosa che piace anche a me. Grazie Patrizia. Michele Bosco, e a te cosa vorrei chiederti? Com'è essere un duo nella vita e artisticamente? Una cosa speciale, guarda, specialissima. In effetti ci si bisticcia quasi mai, se ci si bisticcia si fa pace la notte a letto. È vero. Quindi ti chiedo, faccio una domanda anche a te a livello di canto per te, cosa un tuo parere sull'anno scorso e su quello che potrebbe essere quest'anno questo festival? Certamente l'edizione dell'anno scorso è stata un'edizione, la prima, e quindi quest'anno non potrà essere che migliore, anche perché ci avvaleremo dell'esperienza fatta l'anno scorso, che è stata comunque molto, molto, molto positiva, perché ha dato la possibilità a tanti elementi, a tanti talenti di essere veramente emergenti, perché comunque sono andati a San Vincent, comunque hanno fatto e ha partecipato con risultati ottimali e positivi a tre manifestazioni di televisioni molto importanti. Quindi in effetti non si può che avvalersi della maturità dell'anno scorso, dell'esperienza fatta l'anno scorso, per essere migliori quest'anno. Grazie Michele, grazie Patrizia, a dopo. E siamo ancora con le interviste per il Festival Canto per Te, e abbiamo uno dei concorrenti di questa sera, Francesco Casoni. Francesco, l'anno scorso hai partecipato alla finale di Canto per Te, quest'anno inizi dalla prima fase, dalla prima tappa. Come ti è sembrato l'anno scorso questo festival? Molto ben organizzato, molto ben diciamo orchestrato, mi è piaciuto molto anche l'ambiente in cui è stato fatto, ne sono rimasto davvero molto contento, devo dire la verità. Quindi quest'anno partecipi con molta più soddisfazione dell'anno scorso? Sì, come tutte le altre manifestazioni di canto che ho fatto, l'ho fatta sempre con grinta, perché mi piace cantare, quindi lo faccio veramente con passione. E noi auguriamo a Francesco Casoni veramente un grosso in bocca al lupo, che possa essere tu il vincitore di questa serata, ovviamente, come a tutti quanti. Grazie Francesco. E continuiamo con questa carrellata di interviste dei concorrenti di Canto per Te. Un'altra concorrente, Cristina Vicinanza. Cristina, è la prima volta che partecipa a questo festival, credo che, anzi spero che tu ti trovi bene. Cosa te ne sembra, almeno in apparenza, di questo? Apparentemente mi sembra una bella organizzazione, tu sei stato molto disponibile a spiegarci comunque tutte le varie fasi del concorso, che poi comunque ci spiegherai man mano, e niente, vediamo stasera come va. Tu sai che il Festival Canto per Te cammina di pari passo con il Festival di San Vincent, quindi i concorrenti di questa sera verranno probabilmente chiamati dalla direzione della Master Track in Valle d'Aosta, e quindi potreste andare lì a fare le selezioni, e perché no anche lo stage di una settimana con i maestri di Amici. Ti piacerebbe? Magari, sarebbe un'esperienza unica e bella comunque. Tieni in considerazione che l'anno scorso 10 concorrenti di Canto per Te sono andati lì a San Vincent, hanno fatto lo stage di una settimana con i maestri di Amici, totalmente gratuito, quindi io veramente ti auguro che quest'anno possa andarci pure tu. Speriamo, in bocca al lupo a me. In bocca al lupo a te, Cristina, ciao. Valeria Granozio, benvenuta a questa prima tappa di Canto per Te, sei una veterana di Canto per Te, e vorrei un tuo parere sul tutto, su quello che ti è sembrato questo festival già a partire dall'anno scorso. Mi è piaciuto tanto, infatti ho deciso di partecipare anche quest'anno, perché è una bella esperienza. È una bella esperienza. Una singolarità di questa sera, tu canti un pezzo che rispecchia il tuo nome, perché? Perché diciamo che mi piace tanto quella canzone. Quindi Valeria Granozio ci farà ascoltare un pezzo di Elsa Lila, che è Valeria, è adatto al suo nome. Grazie Valeria, in bocca al lupo. Crepi, crepi.
Alberto Postiglione, anche lui un nuovo iscritto al Festival Canto per Te. Alberto, chi ti ha consigliato di iscriverti a questo festival? Io ne ho sentito parlare tramite Valeria Granozio e quindi diciamo ci siamo iscritti tutti insieme. Vedo che siete un gruppo di amici qua stasera, quindi vi farete anche un pochino di gara tra tutti e quattro. E anche sostegno, comunque l'amicizia ci sta. È vero, allora come tutti quanti gli altri ti faccio i miei in bocca al lupo come te li facciamo tutti quanti noi. Crepi. Dario Genovese, un altro dei nuovi iscritti di Canto per Te, e io credo che ormai sul web, su Facebook tutti stanno un po' seguendo questo festival. Tu come mai sei venuto a conoscenza di questo festival? Tramite un altro concorrente che mi ha detto dell'esistenza di questo festival e allora diciamo ho partecipato anch'io. Credo che non sia l'unico festival a cui tu hai partecipato, ovviamente. No, non è il primo sicuramente. Ma io ti faccio gli auguri che tu possa arrivare primo in classifica alla finale. Magari sai che l'anno prossimo, alla prossima edizione del Festival di Sanremo, andremo al Palafiori. Quindi chi si sarà classificato per la finalissima di febbraio dell'anno prossimo, andremo a Sanremo tutti quanti insieme. Spero che lo possa fare pure tu. Va bene, si spera. In bocca al lupo per stasera. E questa serata è piena di nuovi iscritti al Festival Canto per Te e abbiamo un'altra concorrente nuova, Emilia Carluccio. Di dove sei, Emilia? Napoli. Abbiamo anche Napoli stasera che rappresenta un po' l'oltre Salerno. Tu sai che Canto per Te cammina di pari passo con le preselezioni per San Vincent, quindi se stasera tu riuscirai a superare una certa fase ti potrebbero chiamare dalla direzione di San Vincent. Credi di andarci se ti chiamano? Speriamo, io come tutti quanti gli altri ti faccio un grosso in bocca al lupo che tu possa arrivare prima stasera. Crepi. Grazie. Marcello Attanasio, un veterano di Canto per Te, direttore artistico, presidente di giuria. L'anno scorso siamo stati insieme per questa avventura, la stiamo ripetendo quest'anno. Marcello, voglio sentire da te cosa ne pensi di tutto questo. Sono molto soddisfatto perché riuscire a fare per la seconda volta un festival di questa portata, visto i tempi che corrono, per me è una soddisfazione immensa, visto che purtroppo abbiamo dei grossissimi problemi oggi in Italia, ma non solo proprio nel panorama musicale, tutto quello che si fa, soprattutto nell'arte, sono dei problemi. Quindi ti ripeto, a me fa immensamente piacere che c'è ancora voglia di fare, soprattutto da parte dei cantanti, vedo che c'è sempre più passione e questo anche grazie a noi che organizziamo, soprattutto te, che permetti poi ai ragazzi di potersi esibire, visto che spazi purtroppo non ce ne sono più. Quindi è bello poi iniziare anche l'inizio dell'anno, perché come mi accennavi l'altro giorno, questa cosa la porteremo avanti tutto l'anno e quindi non si ferma. Quindi io ti voglio anche fare i complimenti a te, che ogni anno riesci sempre con la tua tenacia a fare queste cose davvero belle per l'arte. Davvero Marcello, ma chiaramente sono io a dover girare i ringraziamenti a tutti quanti voi della giuria, principalmente a te che mi sei stato veramente sempre vicino in questa fase iniziale, perché io ho intenzione di, anzi noi abbiamo intenzione di portare questo festival avanti negli anni, farlo diventare qualcosa di importante e credo che con l'aiuto di tutti quanti voi credo di riuscirci. Guarda, da parte mia c'è sempre quella voglia di poi di sperimentare anche le voci nuove, io proporrei anche per le prossime serate anche di fare brani inediti, perché secondo me oggi bisogna proprio portare avanti questo discorso degli inediti, quindi io ti invito proprio le prossime tappe a cercare di trovare proprio situazioni di brani inediti, di gente che scrive la musica, chi scrive i testi, poi cerchiamo di creare anche qualcosa che va al di là della canzone, quella conosciuta, dell'interpretazione poi canora. È vero, hai perfettamente ragione. Allora Marcello, io ti faccio come al solito in bocca al lupo perché sei presidente di giuria, quindi avrete una bella responsabilità. Stasera eleggerete un solo vincitore, non come le altre edizioni che ne uscivano tre. Quest'anno ogni tappa vedrà un vincitore che poi andrà chiaramente ad addizionarsi a tutti i finalisti che porteremo al Palafiori a Sanremo l'anno prossimo. Grazie Marcello. Grazie a voi. E siamo qui con il vincitore della prima tappa della seconda edizione del Festival Canoro Canto per Te, Daniele Falcone.
È stata un'emozione veramente forte, una cosa bellissima, ci ho messo veramente il cuore, fino ad oggi sono con la mia passione, sono arrivato a qui. E l'emozione di aver vinto questa tappa è un fatto normalissimo, Daniele, non ti preoccupare. Daniele, oltre ad aver vinto questa tappa, ha vinto anche la possibilità di partecipare a un programma TV Sorrento e a Telecapri, che si chiama Pianeta Venere. È un programma presentato da Shafa Nil, un programma un po' tutto al femminile, con moda, psicologia femminile, musica, cultura, tutto quello che riguarda il pianeta donna. Quindi chiaramente non è una cosa che può interessare te, però tu farai parte di questo programma e con magari le tue canzoni, con quello che vi proporranno di fare. E adesso abbiamo gli altri due vincitori di questa possibilità di partecipare a questo programma, che un altro partecipante si chiama? Alberto Postiglione. Alberto Postiglione, tu stasera ci hai fatto ascoltare un brano che ci ha emozionato, ho ascoltato anche i commenti degli altri, della giuria, dei tuoi colleghi, è veramente stato emozionante, ma coraggioso quello che ha detto il presidente di giuria prima. Perché hai cantato un brano così prettamente al femminile, ma cantato in maniera molto ma molto particolare? Perché diciamo che quando canto quello che sento cerco di trasmetterlo, non importa vincere, cioè l'importante è che l'emozione che ho provato io arriva. Quindi alle prossime tappe ci sarai? Sì, certo. D'accordo, quindi tu anche tu parteciperai al programma Pianeta Venere a TV, alla TV di TV Sorrento, e quindi è un po' tardi come serata, quindi Cristina Vicinanza. Buonasera. Buonasera, le tue sensazioni di stasera? Un po' molto emozionante e niente, è un'esperienza nuova, il primo concorso che faccio, quindi un buon inizio credo. Il primo concorso che fai? Sì, prima. Canti a casa per piacerti in mina, provi a casa, quindi te l'ascolti in macchina magari. Sì, un po' di karaoke, un po' a casa, così per passione. Anche tu continuerai questa esperienza con Canto per te? Sicuramente. Sicuramente, quindi l'anno prossimo verrai con noi, probabilmente a Sanremo. Si spera. Io ringrazio tutti quanti di aver partecipato, complimenti a tutti e alla prossima tappa di Canto per te.